e signori, è il comandante che vi parla per darvi il benvenuto sulle Gianni Rockstar Airlines. Vi preghiamo di porre attenzione al centro del palco dove il mio assistente vi istruirà per seguire correttamente lo spettacolo. Chi non avesse pagato il regolare prezzo del biglietto è pregato di recarsi alla cassa come indicato. Nel caso il rock del gruppo non risulti gradito, potete evacuare il locale attraverso le uscite di sicurezza come indicato. Se solamente un singolo pezzo non è di vostro gradimento, siete pregati di utilizzare il sacchetto posto sotto il sedile come indicato. Per eventuali bisogni fisiologici siete pregati di utilizzare gli appositi ambienti come indicato. Per qualsiasi ulteriore spiegazione vi preghiamo di leggere il pieghevole. Ho detto che è pieghevole. Perfetto. Come indicato, atterreremo fra 55 minuti circa. Salvo turbolenza. Radio.
col nome. Ciao santo patrono, volevo dire è la luna. Gnali, dai. No, volevo dire che voi mi chiederete, ma perché ti sei messo a cantare rock? Deficiente. Perché veramente io ho fatto tanta televisione, ma non si può più fare televisione. Lo dico perché è giusto che voi sappiate. Perché dalla televisione cos'hai in cambio? Soltanto querele. Io ho fatto, lo giuro, 500 puntate nel gioco dei 9, col ciccione. Sì, Jerry Scott. Ebbene, mi ha querelato lui, perché gli ho detto che lui come anticoncezionale usa i tappini delle Bic. Che lo sanno tutti che quando ha fatto servizio militare l'ha messo nudo, l'ha fatto girare su se stesso 6 o 7 volte perché non capivano qual era davanti e qual era di dietro. E mi ha querelato. Scusa, gli ho detto Jerry, ma fatti un segno col pennarello, no? Querele. Ho correlato tutti, Bruno Lauzi, ho correlato Bruno Lauzi perché gli ho detto che lui da giovane faceva il paracadutista, lo lanciavano dalle Y10, la querela, Ursula Andres, è venuta lì a gioco di noi, ho correlato perché gli ho detto che lei ha avuto un figlio da 007, sapete come l'ha chiamato? Raggio per 3.14, gli fa fare il commesso da Benettone allo 012, e giù querela, Enrico Sacchi mi ha querelato, perché gli ho detto che lui è talmente fanatico della zona del pressing che non fa l'amore con sua moglie se non ha Franco Baresi che gli copre le spalle. E querele, come puoi vivere così? Patrese, il corridore in macchina, ha querelato Patrese, perché gli ho detto che lui non fa l'amore con la sua partner ufficiale se prima non fa le prove col muletto. Che anche l'associazione Amici degli Animali mi ha corredato perché secondo loro mi hai diffamato anche i muletti. Come si fa a ragionare così? Cioè tu non puoi più vivere, non ci frega più. Allora cosa fai? Ti metti a cantare per forza, cosa vuoi fare? Canti. Allora io faccio un tour, adesso sono nel Pavese e Vigevanese, così sto facendo questo tour del Vigevanese, volevo dare anche le date del mio tour, perché è giusto se magari qualcuno ci vuole seguire, che ci segua, noi saremo. Dunque, oggi è 7, noi saremo il 9 a Groppello Cairoli, al casello. Sì, poi saremo a Romentino, il 12, all'acquedotto. Poi saremo a Villa Reale. Però la pizzeria è una roba nostra. Nostra. E cosa c'è da applaudire? Sto dicendo le date, ma cosa c'è da applaudire per una roba del genere? Poi saremo il 22 al Molino del Conte. E vabbè, sono tu. Cosa? Saremo. Vabbè, allora non ci andiamo. Saremo al Molino del Conte a Papaiaga, locale. Ecco, questo volevo dire, sono qua così. Sì. Spoglie? No. Siccome mi piacete molto, no? Cioè allora pensavo se mi tiro giù le date che vi seguo un po'. Chi è lei, scusi? Sono uno del pubblico. Se c'è una birra che mi tiro giù tutte le date. Allarga. Tenga. Allora, siete? Allora, siamo. Posso togliere con la maglietta degli occhi? Siamo a Groppello Cairoli, tavolino anche una sedia. Sergio, gliela metto. In fondo, dicono che non sentono la sedia. La marchezza, No, io ti dico. Sto conducendo uno show e la gente sta aspettando il show. Ecco. Allora, noi siamo il 9 a Groppello Cairoli, al casello. Il 9? Sì, il 9. Ma il 9 non posso io. Vabbè, lo spostiamo, diciamo. Lei quando è che può, scusi? Lei quando io posso, dunque sono 9, sono 10. Ma 10 c'ho un casino io perché c'ho il dentista, 10. Non ce la faccio io proprio esserci. Scusi, ma che ora c'è la dentista? Alle 9 e mezza, 10. Alle mezza di sera? Sì. Cioè, sono quelli che vengono in casa come i pompieri. Sì. Siccome c'ho un dente qua che fa qua. Fa vedere? Posto che roba! Se mi dà l'indirizzo che poi me lo segna quando. Se mi dà l'indirizzo sì. Così lo segno. Cattinelli si chiama. Cattinelli, sì.
Va bene. E l'ultima invece, l'ultima siamo a, al Papaiaga, Molino del Conte. Molino del Conte, e come ci arrivo? Da dove viene lei? Da dove viene lei, scusi? Cos'è quello lì? Il 15? Sì. Il 15 sono a Pescara. Allora, fai la Pescara Mare. Sì. Arrivi a la Bari Pescara Ancona. Arrivi fino a Ancona. Sì. Ecco, quando sei Ancona, lì ci sono tutte indicazioni per Molino del Conte. Non ti puoi sbagliare. Basta che ti levi dai coglioni. Capito? Quale sarà la cartina? Gliela lascio la cartina. Ma se lei si deve andare a fare, se vuole continuare. Sì, grazie, la ringrazio, guardi. Grazie mille. Scusate, ma purtroppo c'è anche questa gente qua di fronte agli stadi. Allora, andiamo col prossimo pezzo, che sono tutte storie molto tristi, perché noi del gruppo abbiamo sofferto molto nella nostra vita. Allora, questo pezzo è la storia di un ciclista di Rovigo che, mentre sta per battere il record dell'ora di Moser, entra in vigore l'ora legale. E lui non fa fatica. E allora facciamo questo pezzo che si intitola When the Cyclist Try to Batter the Record of Hour of Moser Enter in Vigor or Legal Hour, because yes, un pezzo rock. Yes, 1, 2, 3, 4. I got a
scusa. Scusa Gina. Prossimo pezzo, io l'ho fregato a un cantante che si chiama Sting, non so se conoscete Sting. Allora Sting ha dichiarato da un giornale, anche alla televisione, che lui riesce a fare l'amore con sua moglie per 7 ore consecutive col metodo tantra. No, no, è vero questa cosa. Io sono andato a vedere come fa. E ho visto, sotto a casa sua, lui praticamente cosa fa? Si appoggia la moglie così. Poi fino a 7 ore, sua moglie deve fare anche i lavori di casa, no? Allora lui la segue piano piano. E io l'ho beccato in cucina, lei lavava i piatti, dietro gli ripassava. E gli ho gridato, Sting! Sting! È venuto. Erano 6:55. Sua moglie gli ha fatto su un casino. Non sei più quello di una volta. Non mi piaci più così. Allora si è fatto. E abbiamo fregato questo pezzo che poi dopo l'abbiamo dato a un altro gruppo ed è diventato un pezzo famoso della storia di uno che ha una fabbrica di. Non fate, è una fabbrica di merde, no? No, quelle finte, quei ciotolini di carnevale, quegli scherzi. E la fabbrica fallisce perché gli muove lo stilista, quello che gliene dice. È un pezzo che poi è diventato famoso in tutto il mondo. 1, 2, 3, 4! Oh,
Hai la luce che vede sul piastato, non il muro, il piastato, che gli vede cosa addosso. Scusi, mi scusi, scusi. Cosa può essere successo? Scusa. Stavo conducendo uno show meraviglioso, la gente si spellava le mani per applaudire. Ho visto giù le mani sanguinolente per applaudire. Cosa è successo? Mi spieghi lei cosa è successo? A parte che era il pulmone del sovrastai. Comunque, mi dica. Come è che tu ci disperazzi? E allora? Allora, è venuta la porta in pianto. Allora va, lavorava, boom, e dai! A cudessa dura, che fa una fiammata, che fa saltare la ventura. Quando se volesti tu? Quando e come può fare la scommettata, che può fare la regolazione del tuo vodka, la controllata? La può fare l'espressione un poco di giusto! Guarda che fa l'espressione! Può fare l'espressione! A guarirsme! Come le belle impianto. Ah, le belle impianto, sì. A parte come parlare con se mostro la Sky, perché lì... Chi era se lo scagna? Scagna l'impianto. Chi prende l'impianto sulla Scania? Chi? Per la dire... Ti ha fatto un petto giù. Ha fatto un scuro giù. Cosa senti? Forse il fioccherà, però... Niente seguito. Quando me fa la regolazione, che fa l'espressione, che ho guardato la controllata, che ho guardato la combattata, che ho guardato la guardata, che ci manca il fusibile. Ah, manca il fusibile? Sì. Allora dica il fusibile che tenia mia, che ho toccato il 2-2, con corti del tiro. Adesso non dove a quello che dura che il fusibile. Secondo, non dove a quello. Scusate, ma lui è il nostro tecnico, no? Parla l'accento di Manchester, molto stretto, non si capisce. No, dice, secondo lui, che siccome questi qui sono impianti regolati da fusibili del 2-2, mentre questo invece è regolato da un fusibile dell'1-2, c'è molto sfalsamento tra la termocompressione della ventola e l'erogazione di energia elettrica che arriva in subwoofer sfalsata rispetto alla termocompressione. Così, cioè lui dice se qualcuno di voi ha per caso un fusibile dell'1-8 riuscendo, ce l'hai? Portalo su. Chi sei, figlio da Sky? Ah. Allora chi è? Ok, adesso lo sappiamo. Complimenti. Scusi, lei chi è, per favore? Scusi, lei chi è? Si presenti, per favore. Buonasera. Chi è lei? Che cosa rappresenta qui? Io stavo facendo uno show, comincio da tournée che mi porta nel basso di Gevanese e mi salta l'impianto la prima tournée. Mi dica lei che cosa è possibile, lei mi sta remando contro, mi consenta. Allora, mi scusi, se posso parlare un attimo? No, lei non può parlare, perché con lei ho già dei problemi, delle rimostranze da fare, perché io ho chiesto in camerino 4 bottiglie di champagne ghiacciato e ho trovato 2 litri di Tavernello in tetrapack. Prima cosa. Seconda cosa, io qua dovevo cominciare col numero del maiale vivo che salta nel cerchio di fuoco. E non me l'avete fatto fare. Tra l'altro ho portato il maiale, ce l'ho su in macchina. E tra l'altro per portarlo fin qua gli devo dare il buono col sonnifero. Perché sennò in macchina si sveglia e può guidare lui. E c'ho anche il problema del seggiolino perché mi ha fatto 4 anni in giugno. Allora c'ho una normativa speciale, devo agganciarlo a dietro. Devo farlo stare dietro, rivolto in avanti verso lo spicchietto. È un casino per me. E dopo mi avete detto, no, il numero del maiale non lo puoi fare perché sporca. C'è della gente tutta vestita bene, sporca. Sono andato giù, ho visto come sono vestito. Dico la verità, potevo anche farlo. Diciamo comunque, adesso, queste cose ne parliamo dopo, poi a fine spettacolo. Adesso c'è un problema specifico, cioè... È fusibile. È saltato un fusibile. Secondo me io cosa devo fare? Tutto, io tutto qua. Ah, tutto qua? Sì, tutto qua. E io aspetto che cosa aspetto io? Aspetta che noi andiamo a prendere il fusibile. E dove l'avete mandato poi? Abbiamo mandato adesso uno che è andato a prendere. Dove? A Genova. Perché lì arriva. C'è anche la storia per la... Fusibile, l'auto sul motivo. Cioè, secondo lei io aspetto che uno va a Genova a prendere il fusibile. Ma lei è pazzo! Ma ci mette un attimo! Deve essere pazzo! Comunque... È pazzo!
l'impianto lo mettiamo noi e tra l'altro 10.000 volte più bello del tuo. No, invece no, l'impianto nostro si è visto adesso, bel impianto. Sei già saltato. No, aspetta un attimo. Allora, già saltato. Allora, ne parliamo qua adesso. L'impianto dovrebbe essere il vostro. No, lasci stare. No, l'impianto dovrebbe essere il vostro. Perché appunto? Allora, segui. Aspetta. Dai. Io ho parlato con il responsabile qua della festa, mi ha detto l'impianto è a carico, con chi ha parlato? Con Ascani. Ascani mi ha detto che l'impianto è a carico nostro. Io ho parlato con Ascani, tanto c'è suo figlio qua che può testimoniare. Ecco. È vero o no? Guardi, vi sarete sbagliati sul fatto dell'impianto. È vero, Pinuccio? Vi sarete sbagliati sull'impianto, perché... Ecco chi ha parlato, scusa. No, io non ho parlato con nessuno, sono io il responsabile. Ecco, l'impianto... No, non sono Ascani. Decido io per questa piazza. L'impianto doveva essere il vostro, non il nostro. No, l'impianto deve essere anche il vostro. Perché? Non lo giustifico. Io lo giustifico. Io vengo qui, prendo 5 milioni. Allora, 800.000 lire mi costa il basso, 800.000 lire la batteria, 800.000 lire la chitarra, 800.000 lire la chitarra, sono 3 e 2. Il maiale sono 400. Sono 3 e 6. Eh sì, perché lo devo odiare. Lo devo usare. Se no una scappa. Sono 3 e 6, più il maiale, giustamente. Chi è lei, scusi? Chi è lei che l'ha detto del maiale, giustamente? Chi è? Ascani. Quanti Ascani ci sono qua? Senta, per favore, vada a casa. Lo so, 3,6. Più 3,6, più 1.200.000 tra affitto delle luci e cose, e il resto è tutto mio, come dire. Cioè io prendo 200.000 lire, come leader. Ma scusi, perché ce lo dice proprio in questo momento? Perché fino allo scopo adesso che prendo 200.000 lire. Senta, comunque, guardi, abbiamo qua, abbiamo questo momento di vuoto e abbiamo qua il suo pubblico, tutto il suo pubblico. È contento? Manca Scagni. Comunque, in ogni caso, ecco, questo è il suo pubblico. E il suo pubblico l'ha sempre sentita nei dischi, l'ha sempre vista in televisione, ma non l'ha mai conosciuta veramente come persona. Mi sembra questo il momento per farsi conoscere il suo pubblico anche dal punto di vista umano. Cioè, secondo lei io prendo 200.000 lire e mi faccio conoscere anche dal punto di vista umano? Cioè, ma allora lei è proprio deficiente. No. Lei è pazzo! No, lei non... Lei è pazzo! Perché io non vengo qui, il pubblico vuole conoscermi attraverso le mie canzoni, la mia musica, sa? Non. Allora cosa facciamo? Sarà un peccato perché adesso c'è un pezzo bellissimo, Do You Remember September? Con questo pezzo qua noi avevamo vinto il Festival Bar in Bulgaria. No, perché in Bulgaria ci sono solo 3 bar, no? Conoscendo il gestore riesce a manipolare la... No, c'è poco da ridere perché i bulgari sono così poveri che loro per vivere lavano i vetri delle macchine dei marocchini. Però siccome in Bulgaria non c'è neanche un semaforo, gli devo correre dietro fino in Ungheria, non è facile, eh? Siccome proprio volete saperne tanto. Questo pezzo, non so se lo ricordate, faceva Do you remember September? I wanna catch you tonight. Do you remember September? I wanna say you goodbye. Wanna my love you. Che bel pezzo. Pezzo dell'84 questo. No. Questo è dell'86, agosto 86. Ah, scusi, è vero. Si può più vostro. È vero, no, scusate. Le cronache parlano del fatto che voi in quel mese vi siete scissi. No. Noi ci scimmo nell'84. Sì? Nell'86 si scissero i Pink Floyd. Anzi, scissì il cantante, perché il resto della band rimase invariato. Io ricordo quella riunione dei Pink Floyd. Il cantante dei Pink Floyd entrò nel bar e disse: io mi scio.
E il resto della festa rimase fianco. Si ricordi allora, se proprio vuoi sapere le cose. E la piani, perdone. Mi faccio cantare. Io, no, mi faccio cantare subito. Mi faccio cantare, su, dai. Prima però volevo fare una domanda che interessa sicuramente anche a tutto il pubblico presente. E con noi gente comune ci siamo sempre chiesti come fate voi divi del rock con le donne? Visto che ne avete tante, sempre sulle cronache. Ecco, un esempio, quando voi conoscete una ragazza, la prima sera, dove la portate? Noi di solito facciamo pizzeria, carrozzeria, cinema, discoteca, cimitero, bowling, biblioteca. Non succede. Poi la mattina mangiamo un po' di focaccia a carne guardando il sole che sorge. Questo normalmente tutti dividerò. Tutti noi meno Michael Jackson, che lui fa pizzeria, cinema, Gardaland, Mirabilandia, e poi col suo partner la mattina mangia o uno Zorro o un Nesquik. Ecco, ma sappiamo anche che lei viene da un momento difficile. Sì, io sono stufo. Sono stufo di ragazze di 20 anni, 22 anni che si infilano nel mio letto soltanto perché sono bello. Grazie, andate a cagare, vergogna, sono stupo, allora, le ragazze che si buttano dentro sotto le coperte solo perché sono un bel ragazzone di provincia di una volta. Vabbè, a me se non concesso questo, ecco, lei come ha tentato di ovviare questo problema? Io ero fidanzato con... Scusate, uno sfogo personale, ma io ero fidanzato con la figlia di Medrano. Quello del circo. Sì, il circo Medrano, ho fidanzato con la figlia di Medrano e lei faceva la donna cannone. Sì, e noi ci trovavamo dove la sparavano. Solo che lui, Medrano, è venuto a sapere, figlio, non voleva, ha cominciato a spararlo a caso. Io aspettavo l'odio e lui me la sparava a comacchio, così per partito preso. Per fortuna che avevo il diesel in quel periodo lì. Ho fatto tanti chilometri. Scusi, ma... Sì, no, ma si sta, restava su 4-5 ore, non veniva più giù. E mi dicevo, dove sei stata? E sono stata guardando i negozi. Sì, avevo una relazione con una delle frecce tricolore. Facevo le acrobazie in alto, io giù, con le corna. Scusi, una curiosità personale, molto personale, ecco. Lei che è stato fidanzato con la Medrano, ecco, come fa una donna cannone a tornare a casa? Come vuole che sappia io? Sarà un altro circo di là che deve sparare indietro. Ma forza, sparo, circo contro circo. C'è chi viene? Camera contro camera e circus contro circus. Ecco, però poi ha avuto un'altra storia di quella parlata. Certo. Dopo, con queste delusioni mi sono messo con una donna un po' più matura di me, una che mi capisse, una che aveva 78 anni. E guarda, sempre casini con sua mamma, no? Lasciala stare, deve finire i compiti, piantala, tu me la svii, smettila, piantala. Io te la svio, guarda che la porto al cinema, a mezzanotte la riporto a casa. Veniva giù con la sua borsetta. Cioè noi, secondo lei, noi crediamo che lei a mezzanotte portava a casa. Ma certo che no! La caricavo sulla mia 127 Station Wagon full optionals e la portavo in un posto vicino al po' dove eravamo solo io e lei, al buio, coperti da delle frasche. Spegnevo la macchina, motore, fermavo la macchina, tiravo giù i ribaltabili, mettevo le flebo in aria. Mi insufflavo 3 o 4 volte, facevamo l'amore, solo che fino ogni volta che facevamo l'amore lei si rompeva il femore. Però gli ho detto, io baby, io ti amo, baby, però fino, non possiamo scopare ogni 70 giorni di gesso. Io per mia dignità non possiamo, dai, ti metti. Andiamo con un pezzo che volevo dedicare a tutte le donne che mi hanno sempre voluto bene, che sono tante, che sono spesso e sono anche qui. Ne ho vista una tra l'altro qui, che adesso ho vista lì. E adesso te la indico. E il pezzo è una storia triste, anche questa, è la storia di uno che ama tantissimo una ragazza e vorrebbe che lei fosse sua. Vorrei che tu fossi mia, le dice. Non sarò mai tua, gli risponde lei.
Allora passano anni e anni e anni e lei non gli si dà, però finalmente ad un certo punto sono sulla spiaggia e lei gli dà un bacio dolcissimo, facendo roteare la lingua dentro la sua cavità orale. E lui capisce che lei finalmente sarà sua, allora la prende mano nella mano, vanno verso il mare per fare il bagno, solo che lui aveva appena mangiato un bombolone, si pianta nello stomaco e muore di congestione. Il pezzo si intitola The Bombolons Was Died Me.
Soltanto senza pensare alla cultura. È il momento della poesia adesso, hai capito? Pezzo d'asino, e se fai un'altra volta così, io ti mando a fare il lavoro che facevi prima, il collaudatore di souvenir. Vai a sentire se nelle conchiglie si sente il rumore del mare, o se le torri di Pisa sono tutte pendenti uguali. Stupido. È il momento di un grande poeta francese adesso, piantala, fatela, va. Sarà presentato dall'assessore alla cultura del comune di Valdicello di Gattatico, un momento importante questo. E buonasera, grazie. Con l'immenso piacere che sono qui per presentare un poeta contemporaneo di grande fama, che tutti voi conoscerete, ma per quei pochi non lo conoscono, ho una piccola biografia. Nasce ad Avignone, sulle rive della Senna, dove i genitori poverissimi lo abbandonano sul noto termico di una Peugeot 205. Frequenta l'asilo di Avignone, le elementari di Avignone, le medie inferiori di Avignone, le medie superiori di Avignone e l'Università di Parigi, solo perché non c'era ad Avignone. È qui per presentarci le due poesie tratte dalla sua ultima raccolta intitolata Je n'aime pas l'eau minérale, tradotta in Italia con solo vino a tavola,
definito timido, riservato, schivo, ma soprattutto stronzo. Dovreste dargli un po' di luce. E qui con me stasera Jean Paul Beltonton. Bel applauso. Monsieur, s'il vous plaît. No, ci ho sentito perfettamente quello che tu hai detto. Ci sono qui da dentro, Cameron, ma ci ho sentito perfettamente quello che tu hai bisbigliato alle pubbliche. Se tu non ritiri subito la parola, se tu non ritiri immediatamente la parola che tu hai testé dite, dicendo qua la poesia, ritiri subito la parola. Timido, riservato, stronzo, ma non schivo. Très bien. Je pars, t'attends que je te cure molto attentamente. Je pars. Tradurrò per voi. La première poésie que je voulais dédicare à toutes les merveilleuses publiques de Castelnuovo. Le premier, j'ai dit une phrase molto più longue che Castelnuovo. Oui. Traduce bene, se no je te cure. Pardonnez-moi. La prima poesia che il nostro poeta vuole dedicare a questo meraviglioso pubblico di Castelnuovo. Castelnuovo. Peggio di una Gianni Rastro. Je t'aime. Ti voglio prendere nuda e sbatterti come fuscello al vento. Sì. One plus. Perché tu non hai lo stesso atteggiamento nei miei confronti? Aux enfants de la patrie. Anche i miei fratelli vorrebbero fare lo stesso con te. Cherchez la femme. Che si cerchi un'altra donna. Excusez-moi mon traducteur. La poesia è drammatica. E le pubbliche ride. Je te dis molto francamente. Je me sens un po' presto per il cul. Un cicini a peine, ma je me sens. La deuxième poésie. La seconda poesia. Tapirolanti. Avevo i topi che mi ballavano in casa. Pourri des champignons. E cosa potevo fare? Notre Dame. E io tremavo. Abajur. Ma un giorno. Gigolò. Il mio gatto gigolò. Sulle quai della Seine. Attorno alle sei. Su Palognon. Se li hai pappati tutti. Volovan. Era proprio quello che volevo. Tu ce soir, c'est fortuné, che je n'ai pas neutre al posto che può venire su a fare la traduzione. C'est semplicemente fortuné, ma j'étais le dur e sparo dur. Quando sono del night, il cameraman mette oggi. Tu fai un culo che c'è. E je n'ai pas possibile. Le plus grand poète français de la France. Publicamente. Je traduis fidèlement. Non, j'ai traduit non fidèlement. Tu sais tout comment te dire. Non ri che mi sbalestra il copione. Deficiente. Le troisième et l'ultime poésie. Dis qu'elle est l'ultime, por favor. La terza e finalmente ultima poesia, se ti levi. Questo che tu hai detto? Ti levi? Ti levi.
I jeans? Les. Les adore. Les jeux sont faits. Tombola il cartellone. Rien va plus. La mescola. Intendo. Attendo il due. Pour une fois que la voiture m'intéresse. Per una volta che sto a una. Il adius. 12. Alavis, Aznavour. Qui all'Avis non si vince mai. Che hanno scritto per me gli U2. No, perché io gli U2 li conosco, no, veramente, siamo amici con gli U2. Con gli U2 ci siamo conosciuti a una festa dell'unità a New York. Troppo forte. Noi suonavamo dopo Branduardi, loro suonavano durante Branduardi. È stato fortissimo, con Bono poi siamo proprio amici. Con gli U2 andavamo a fare le prime feste insieme, andavamo a fare le tournée. Con gli U2, ma io ho cominciato con loro, ma fortissimi, proprio, simpaticissimi. Allora si va via, no? Con gli U2 si andava via, le prime tournée si andava via in pullman, no? Loro quattro davanti che guidavano. E io dietro che cantavo le canzoni che si cantano in pullman, quando si vanno a fare le tournée così, no? Si canta in pullman canzoni tipo... I want a morning, I wake up, beautiful girl, beautiful girl, I love, I love, I love, I love, I want a morning, I wake up, beautiful girl, beautiful girl, I want a morning, beautiful girl, beautiful girl, I love, I love, I love, I love, I love, I love, I wake up. A botteghe oscure. I patti erano chiari, niente politica nella mia piazza. Guarda, c'è. Cosa c'è? Secondo te è il posto dove fare One Morning? Ostia, non l'avevo visto. Sapete come va a finire, se no io chiudo tutto, voi beccate la metà, tu non becchi niente. Il cannone. Attenzione, com'è? The little desk of flowers. The little desk of flowers. Bene, ci vediamo dopo allora. A volte ci racconti dopo. Thank you.
questo è il secondo momento della cultura, come voi avrete capito. Abbiamo un altro grande ospite qui con noi. Grazie al gruppo, un bel applauso al gruppo. Abbiamo qui con noi un altro poeta, questa volta viene dall'est, un poeta cieco. Così, cioè, una presentazione velocissima, qui abbiamo poche notizie perché è un poeta che viaggia molto. Scusate? Sì, nasce a Crăneșcagora, sulle rive della Moldava, e frequenta solo l'elementare di Crăneșcagora. Mi dicono che non è cieco, è cieco slovacco, scusate. Ecco, è venuto qua per parlarci della sua ultima raccolta di poesie, e ce ne narrerà due, intitolata Nema Camisi, tradotta in Italia con Senza Camicia. Un bel applauso per accogliere Giri Kolar. Dice che è molto contento di essere qui questa sera, è felice di poter recitare le sue due ultime poesie. Sì, ha detto che è molto felice di essere qui stasera e di essere qui per... Ok, possiamo partire. Tradurrò sempre per voi. Uzzellinen. Uccellini. Giri prosca uzzellinen. Siamo un po' tutti uccellini. Giri prosca uzzellinen. Scusa, siamo tutti un po' uccellini. Visina occa. Vogliamo di qua. Visina odeggia. Vogliamo di là. Visina scrop. Vogliamo su. Raccun. E giù. Lefta moguceia mozda. Quando il vento è forte. Mama snaci ova sopu. La mamma ci richiama a casa. Gide cecaonica. Con un fischio. Con i costoggi mamma cecaonichina. È bello il fischietto della mamma. Drugi vlak i da sobu. È bello tornare a casa. Drugi vlak, plata vermelinen. È bello mangiare i vermicelli. Mozete cestu zozo suambuciak. Con le alucce al calduccio. Cacarica. Nel nido. Cicoschi. Dosiasca poesiasca, dosiasca. La seconda poesia. Parliamo il telo, mettiamo il piazzato, parliamo il telo se piove. Vermelinen. Vermicelli. Vado per il telo. Giri prosca vermelinen. Siamo un po' tutti vermicelli. Supplicina occa, strisciamo di qua. Supplicina odeggia, strisciamo di là. Supplicina scrop. Lasciamo su. Togli il segui e dai un piazzato. E giù. Fermati un attimo. Sì, dai. C'è un altro esempio. Dai. Energy call you at the summer.
Do you want to touch my cup? Do you want to touch my lips? Do you want to touch my tongue? Do you want to touch my body? Siete stati fantastici, ciao!